Ciao Fiorelline, prima di fare questo video che c'è scritto il titolo che è 4 anni che sto qua a YouTube a rompere quelle che si chiamano, vi faccio vedere per chi non crede o chi crede e vuole vedere se mi sono dimagrita, vi faccio vedere se mi sono veramente dimagrita. Guardate i video precedenti come ero. C'ho la panza, sì, la panza ancora, vabbè, ci vuole tanto tempo che butti via chili, un po' di panza c'è, però chi mi segue da tanto tempo sa come ero prima e adesso, vabbè, mi sto dimagrendo sempre di più, però ci vuole tempo purtroppo e niente. Allora, oggi io sto qua perché sono passati 4 anni di YouTube. 4 anni, io non pensavo che ce l'avrei fatta a resistere 4 anni. Perché chi mi segue da 4 anni, dal 2016, primo gennaio, sa tutte le cose che mi sono successe, tutte le cose che mi hanno detto. Le offese, le minacce di morte, le peggio cose. Io in quei tempi, allora, sulla mia descrizione, a chi è nuovo e va a vedere la descrizione, io ho scritto a marzo perché c'era stato il problema di copyright con Carnevale. E perciò avevo levato tutti i video, ho aperto un altro canale, dopo YouTube mi ha sbloccato questo, che c'era già la pubblicità dal 2016, pensa quanti anni so che c'ho sta pubblicità, però ho preso solo una volta 70 euro, perché per le visualizzazioni e quello è il problema dei soldi di YouTube. Grazie a chi me le sta facendo in questi giorni, sono super contenta. Speriamo che mi aumentino sempre di più per riuscire a guadagnare almeno 70 euro al mese. Ok, e avevo levato tutti questi video. Allora, YouTube, quando ha deciso dopo 2 mesi a farmi riaprire quest'altro, perché era il mio primo canale, e ci avevo messo subito la pubblicità perché prima si poteva mettere appena facevi i video, si poteva mettere, ma adesso non si può più mettere perché purtroppo ci stanno regole sopra regole. Più tempo passa e peggio stavo su tutte le cose. Insomma, io sono venuta qua per dirvi grazie, grazie, grazie per tutte le persone che mi seguono, che mi supportano da tutti questi anni. E era nel 2016 e io avevo 47 anni, 46 anni mi sembra, 50, 49, 48, 47. Sì, 47 anni c'avevo. Dicevano tutti che ero vecchia, dicevano che io non dovevo stare su YouTube perché sono ve ero vecchia. E dicevano che, vabbè, che non so parlare, ancora lo dico, non so scrivere, ancora lo dicono. Mi dicevano che sono brutta, però vi dico la verità, queste offese sono vecchie. Sono vecchie e mi rimbalzano ormai dopo 4 anni di tutte queste offese, tutte queste cose. E, sì, un po' di tempo fa, prima del virus, uno mi ha scritto un foglietto dentro la mia cassetta alla posta e mi ha minacciato. Va bene, vado in giro, mi minacciano, vado in giro, mi prendono in giro, mi offendono. Però ormai io, dopo tutti questi anni, 4 anni che faccio la YouTube, ci sono abituata e non è che mi importa più come era una volta. Perché dopo ti ci fai l'ossa, come si dice, su tutte le cose, ti ci abitui. E io mi sono abituata a questa situazione di YouTube.
perché so che sono invidiosi. Scusate il rumore, però fa tanto caldo che non posso aprire. E insomma niente, io c'è un bar che non mi fa entrare perché faccio lo youtuber, non mi servono. Ci stanno tante cose contro e cose belle che ci stanno. Ho successo una volta due o tre persone che mi seguivano. Due mi hanno fermato alla fiera dell'anno scorso di settembre, e poi mi ha fermato una di Civita, e poi non mi fermano più. Non so come quell'altra, cioè, mi fermano tutti. Però. A me più di tutto mi guardano, mi vengono appresso, così non è che mi fermano tanto. Vabbè, comunque io sono venuta qua per dirvi tutte queste cose che mi sono successe. Mamma mia, l'offesa, l'umiliazione, penso cose, penso che pure nell'altro YouTube succedono queste cose. Io ringrazio tutte le persone che nuove e vecchie, specialmente quelle vecchie che hanno visto tutto il mio percorso, oppure quando mi hanno bloccato il canale, quando dopo sono ritornata, e tutte queste cose così, mamma mia, peggio cose sono successe. Io ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino e che ancora mi stanno vicino da 4 anni. Ringrazio tutte le persone che sono iscritte da qualche mese e chi si è iscritta adesso. La cosa cambia, che non è cambiato mai in questi 4 anni, che pure quando erano visibili, vi dico perché io ho nascosto gli iscritti. Ma ve lo dico perché ci sono delle persone che erano fissate dei miei iscritti. Erano fissati che dicevano: ma tu non devi averci tutti questi iscritti perché tu non te li meriti, perché tu non sei buona a parlare, non sei buona a scrivere, non sei buona a... Vabbè, quattro anni fa veramente parlavo più Ternana, pure da marzo, quei primi video che si vedono, però ho scancellato un altro 50-60 video, se non di più, perché prima io li facevo 2 volte alla settimana, cioè 2 volte alla settimana, facevo 2 volte al giorno i video, e adesso un po' per caldo, per le cose, questi giorni non riesco tanto a registrare perché fa troppo caldo, però mi sto sforzando per farli arrivare tutti i giorni video perché fa caldissimo da morire. Mo mi sono slegata i capelli perché devo fare il video. Poi dopo io me li lego perché fa troppo caldo e mi sto morendo di caldo, come penso pure voi vi morite di caldo. Tanto fra un mese e mezzo passa, perché siamo agosto e va via. E va bene, io non ci riesco adesso perché fa troppo caldo, però registro ugualmente per voi. Questo è altro faccio, perché tutti questi anni che voi mi state vicino, ci sono state persone che mi sono state tanto vicino in questi 4 anni, ho pensato da lasciare tante volte. E vabbè, c'è Guerrino, c'è Raghiere che mi hanno detto: ma non smette. Poi c'è pure qualche persona di voi che mi ha detto: no, sono invidiosi, che te importa, di qua, di là. Vabbè, c'avevo gli iscritti visibili fino a quando ho avuto 1000 iscritti. E per esempio, quando ero arrivata a 100 iscritti, mi si levavano, si mettevano, levavano, mettevano, per non farmi avere 100 iscritti. Poi dopo, tutto il tempo mi dicevano: tu c'hai troppi iscritti, si levavano, di qua, là.
Poi c'è successo un sito che ha parlato di me, che facevo delle cose, poi non era vero. E, insomma, tante cose mi sono successe. E vabbè, YouTube mi ha bloccato il canale, e tutte queste cose così, tante cose sono successe. Ancora mi stanno succedendo. Insomma, ho nascosto questi iscritti per il motivo che mi facevano dispetti. Fatto, fammi provare a nascondere gli iscritti. Mi si scancellano un po' di meno di prima, però mi si scancellano, per esempio, sono un po' dei giorni, sono sempre lo stesso numero, sempre. Io l'ho sempre detto che ce l'hanno con me, perché è possibile, perché ci sta, Follettina non è una grande bravura a fare video. Ci sta che Alessandro ha fatto successo per i suoi aborti, i suoi matrimoni falliti, tutte queste cose qua. E poi ha fatto successo per le sue offese, le sue denunce, le sue cose. Io invece sono una persona normale e mi si iscrivono qualcheduno al mese. È lento, il mio canale è a rilento, 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 rilento. Però ancora io sto qua e sarò per tanti anni, penso, speriamo che sarò qua, qua a farvi compagnia, perché sono una persona di intrattenimento e spero che vi piaccia. Vi faccio compagnia, passate tempo, quando c'è stato il Covid, ho fatto di tutto per farvi stare in compagnia, per passare tempo e tutte queste cose, speriamo che non succeda più del Covid. E cerco da riuscire a fare video più, che ne so, più belli possibili e spero che voi siete contenti. E vi faccio sempre più compagnia. Mi sto morendo di canto. Di canto. Adesso ci saranno persone che mi stanno seguendo per vedere il mio progresso della dieta. Sto sicura. Perché io di solito faccio quello che dico. Giusto se non riesco a dimagrirmi perché io sto facendo la dieta. Sempre, anzi mangio pure di meno perché la mattina non faccio mai colazione, che non c'ho tempo, perché vado a camminare e poi quando ritorno faccio la doccia e poi dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo andare, non faccio mai colazione di solito. Mamma mia, quanto fa caldo. Mi laverei tutti i giorni i capelli io, tutti i giorni, però se rovinano i capelli tutti i giorni all'aria. E insomma niente, io sono venuta qua e oggi è il primo agosto perché io ho aperto questo canale per caso, perché c'avevo un video che avevo registrato a Willy, che adesso ha 14 anni mi sembra, lì c'aveva 7-8 anni così, 10 poco. 10 anni c'aveva, mi sa. E niente, lui c'ho questo video, magari ha detto guarda ti ho aperto il coso, però io pensavo che era come Facebook, che mettevi una cosa così e basta, finito. Invece ha detto no, dopo era un mese, ha detto ma mi hai detto di aprire sta cosa e poi non metti video. Allora ha iniziato a mettere video di un paese. Che c'ho mia figlia più grande che andava lì per lavorare, allora registravo sempre in quel paese, poi facevo due video al giorno, facevo i vlog tutti i giorni, facevo altri video così e perciò facevo questi video, comunque si vede il reggiseno però, mi sta grande questo reggiseno, si vede qua, ma che cazzo mi si sta appiccicando tutto.
caldissimo. Insomma, ho iniziato a fare la YouTube così e non pensavo che arrivavo a 4 anni di YouTube. Io spero sempre che piano piano mi farete sempre più visualizzazioni e che vi iscrivete sempre di più, così ci sono più visualizzazioni, più iscritti sono, più persone che mi guardano. Io sono contenta perché io mi sforzo tanto da fare questi video e sono contenta, sono soddisfatta quando le persone mi guardano o che mi commentate sotto. Sono super felice che mi state commentando tante persone e spero che ci saranno sempre di più, sperando che riesco a rispondere sempre, perché mi hanno detto adesso riesci a rispondere, però quando ti crescerà sempre di più, ci saranno più persone che ti commenteranno i video, non ce la farai più. Vabbè, speriamo che arriva presto questa cosa. Se non ce la farò più a rispondervi, vi farò un video e vi risponderò in un video. Farò un video in generale, così vi risponderò ugualmente. In qualche modo si trova sempre per rispondere. Io cerco sempre da rispondere, vedere se mi avete iscritto, perché tante volte non mi arrivano le notifiche. Come tante volte non ci sono, mi arrivano che qualcuno ha scritto e non c'è neanche messaggio. Sono sicura che perché stanno cercando da trovare qualche cosa, qualche difetto su di me, perché sono 4 anni che ci stanno provando. E uno addirittura mi ha detto: te sei troppo perfetta per fare la YouTube, non c'è nessun difetto, non c'è nessuno sbaglio che ti si può attaccare, devi essere diversa, devi essere come quell'altro. Perché devo essere come quell'altro se io me stessa sono proprio così? E perciò stanno cercando da trovare qualche cosa per dire Roberta Fiorellino non è brava, non scancella i messaggi e non accetta quello che noi gli diciamo. Una volta addirittura uno ha scritto perché non volevo fare un tipo di video. Ci sta trattando male perché io dicevo no, non voglio farlo quel video perché non fa per me e non mi piace. Ci sta trattando male, descriviamoci tutti. Per quale motivo? Perché io non volevo fare il video quello lì. Io vi dico, consigliatemi i video, però pure l'ultima parola è mia, come pure dell'altro YouTube, l'ultima parola è dei creatori che fanno questi video. Insomma, di tutto mi hanno cercato da appioppamme che faccio quello, faccio quest'altro, qua, della. Comunque sono passati 4 anni e sono 4 anni, sì, dovrei avere più iscritti, dovrei avere più visualizzazioni, però non lo so perché le ho così poche visualizzazioni, perché gli iscritti ce l'ho un po', però giusto per la pubblicità, così. Speriamo che cresce sempre di più, è perché le persone si iscrivono, si levano, si iscrivono, si levano, se no minimo come follettina i video e le cose, perché ho avuto tanti iscritti, tante persone si sono levate e periodo per 3 mesi non mi si è iscritto nessuno, anzi mi si scancellavano basta tanti anni fa, 3-4 anni fa, sì, all'inizio è successo. E vabbè, io spero che vi iscrivetevi al mio canale, cliccate la campanellina per vi arrivano le notifiche, fatemi pubblicità e soprattutto fatemi tanta visualizzazione,
se mi volete bene, aiutatemi, che avendo un marito malato con la pensione ci stanno sempre spese nuove che io non riesco a sopportare queste cose. Io non voglio mettere la posta pay perché ho pensato pure mettermi la posta pay e chiedervi a voi un aiuto, però non penso che mi aiuterebbe nessuno e poi sarebbe una brutta umiliazione per me. Però se un giorno non ce la farò più, ve lo chiederò, purtroppo. Per ora cercherò da fare quello che posso, però se non riesco a superare questa cosa che ho, mi tocca chiedervi per forza se mi aiutate, mi dite i soldi dentro la posta pay. Non vorrei farlo, però tocca vedere se non riesco. Mo provo con le visualizzazioni, se mi fate le visualizzazioni riesco a pagare queste cose, però se non ci riesco, purtroppo vi dovrò chiedere un aiuto. Speriamo di no. Vabbè, comunque io già vi l'ho detto, però io cercherò da risolvere da sola questa cosa. Perché vivendo una pensione non è che poi fa tante cose, però sono venute spese nuove e non lo so se ci riesco, va bene, vediamo. E vabbè, io cerco da risolvere così. Voi aiutatemi a fare le visualizzazioni e non metterò questa cosa volontaria per fare questo, superare questa cosa. Io vi chiedo solamente ora da farmi le visualizzazioni e farmi guadagnare tutti i mesi almeno, tutti i mesi i soldi, perché tanto non è che li mettete voi, ma a YouTube che mi paga. Io adesso, anzi, chiedo pure ai brand se vogliono collaborare con me, così potrei guadagnare pure di più. Vediamo. Io per adesso non chiedo niente a nessuno, vi chiedo solamente di farmi le visualizzazioni, guardarmi i video e far pubblicità per farmi iscrivere le persone, perché così io posso guadagnare di più perché mi guardano più persone e vediamo. Io non penso che metterò la mia posta pay, però se vedo che non ci riesco, purtroppo lo devo fare. Non penso che mi aiuterà nessuno perché a me non mi ha mai aiutato nessuno nella vita e perciò non penso che pure qua mi hanno consigliato, però non penso che qua qualcuno potrebbe fare l'offerta perché ognuno ha i suoi problemi e perciò non voglio aggravare la vostra situazione pure a voi. Però vi chiedo da farmi visualizzazioni. Io adesso vi lascio, grazie della visione, grazie a tutte le persone che mi hanno seguito da 4 anni. Spero che mi seguiranno sempre. Fatemi tanta pubblicità, condividete i miei video sui vostri social e se mi volete bene fatemi tanta visualizzazioni e fate vedere pure alle persone il mio canale, chi non mi conosce. Io adesso vi lascio e ciao a tutti i miei fiorellini che prima si chiamavano Robertini e mo si chiamano Fiorellini e Fiorelline. Grazie a chi mi sta seguendo 4 anni da poco. Grazie a tutti. Al prossimo video.